Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale da Marcix91. Oggi siamo qui per il quarto episodio di The Forest. Ah, siamo ormai alla seconda settimana di gioco, cioè siamo al 15° giorno di sopravvivenza su quest'isola piena di cannibali Zulu e chi più ne ha più ne metta. Allora, ho fatto una scoperta e per questo anche ringrazio Federico del suggerimento, anche se la zona è diversa, perché mi aveva avvisato che nella zona dell'aereo sarebbero respawnate le risorse. A quanto pare anche in questa zona respawnano, difatti, come potete vedere abbiamo la corda, due corde, tre corde che non possiamo. Che cazzo la mia caduta? Vabbè, la recupereremo appena respawnerà. Inoltre, anche all'interno del. Cosa c'è qui? Ah, la porta chiusa, ok. Inoltre anche l'interno, a quanto pare, dello yacht stesso respawnano le risorse, il che è una cosa veramente buona. Le bombole non so cosa ci serviranno, forse per farci una tuta da sommozzatore, forse, non lo so. E quindi anche qui respawnano le cose. Effettivamente, sicuramente nell'aereo saranno 1000 volte migliori di queste. Qui ci sono solo degli spuntini, ma le corde fanno veramente, veramente comodo. Allora, nell'episodio di oggi, ragazzi, ho intenzione di costruire le mura attorno, ovviamente, a casa nostra per poterci difendere dai nostri cari e amati Zulu cannibali. E vedremo anche se riusciamo a costruire una trappola, o anche due, non si sa. Adesso vedremo. Poi costruiremo anche qualche torre, qualcosina. Giusto per avere un po' più di difesa, di essere un po' più, tra virgolette, paraculati in questa zona. Ho scoperto inoltre una zona nella quale si potrà trovare la katana, perché ho visto che c'è la katana, ho visto dove è la grotta ed è distantissima da casa nostra. E in quella direzione circa bisognerà camminare un bel po'. E soprattutto bisognerà sperare di non essere uccisi dagli indigeni. Intanto diamo il benvenuto alla tartaruga che per sua sfortuna madre natura l'ha creata in tutta la sua lentezza, quindi ci permetterà di essere uccisa con grande tristezza. Ok, grazie per la carne. C'è anche sua sorella, vedete qui? Ok. Tranquilli, non sono un serial killer, mi dispiace se c'è qualche animalista che mi guarda, non ho nulla contro gli animali, anzi mi piacciono un sacco. Però il gioco. Nel gioco sono costretto ad ucciderle per sopravvivere, ahimè, mi dispiace per voi. Quindi, se riusciamo a posizionarlo, ok, ne abbiamo una che è qui. Sì, basta, non ne ho più. Allora, un'altra cosa che volevo costruire, mi scusi signor Squalo se si sposta. Un'altra cosa che volevo costruire poi. Con il senno di poi, eccetera, è questo mega falò. Perché mi piace un sacco, è enorme. Allora, ci vogliono 10 bastoncini, che non sono un problema. Le foglie nemmeno. Ok, quanti tronchi mi ci occorrono? 5. Vediamo se ce li abbiamo qui nel nostro deposito. Oh sì, ce li abbiamo. Ok. Devo ancora capire bene se qualcuno di voi se ne intende, ovviamente i consigli sono ben accetti. Se il fuoco attira. Oh, che cacchio, sono già. Oh, che cazzo sei tu? È un ciccione! E per questo voglio costruirmi le mura, perché qui inizia a esserci un po' troppo traffico e casa mia non è un albergo per voi. Eccolo, guardalo, guardalo, guardalo. È velocissimo sto affare. E ci muore anche. Fortuna vuole che madre natura li ha creati molto stupidi. Quindi muoiono anche tu adesso, guardate. C'è l'intelligenza di questi esseri veramente una cosa allucinante. Bastoncino non ne ho più. Scusi, bravissimo, venga qui. Mi scusi.
addirittura posso spingerlo ancora meglio. Ok, abbiamo ucciso solo con il pensiero un nemico, bene, e ci siamo liberati anche di questi due rompipalle. Solitamente sono accompagnate da altre creature, ma non ne vedo, quindi spero non ce ne siano altre, signori. E direi che prima di iniziare i lavori, direi di iniziare a cucinarci una bella bistecchina di tartaruga, dato che siamo fatti. Ce l'ho carne? No, solo soldi. Che non ce ne facciamo un cazzo. Vabbè. No, soldi li ho appena buttati nel fuoco, dato che non ce ne facciamo niente. Dei soldi li usiamo per dar fuoco a codesta cosa. Allora, qui c'è un tronco? No, non è un tronco. Allora, io direi di iniziare ad abbattere un po' di cose, anzi, ne abbiamo già un pochi qua. Li mettiamo in posizione e se riusciamo ci costruiamo. Cos'è stato? Boh. Ci costruiamo anche una porta d'ingresso e la facciamo qui. Allora, a quanto pare qui c'è qualcuno. Vabbè, noi abbattiamo gli alberi, questo qualcuno se vorrà farsi vedere prima o poi verrà. Spero che il segnalino questa volta funzioni e che non mi appaia dal nulla come l'ultima volta che per poco vengo ucciso da uno di quei mostriciattoli di grosso calibro. Ah, una cosa molto importante. Ho scoperto che c'è anche la possibilità di costruirsi delle specie di lance. E per farle basta mettere due bastoncini uguali assieme. Allora, un tronco qui, un tronco qui. Cacchio, ho preso uno spavento assurdo. Pensavo fosse un nemico, invece era un cespuglio. Uff. Ma qui c'è qualcuno, ma non riesco a vedere dov'è. Vabbè, noi continuiamo a spaccare intanto. Prima o poi uscirà, eh. Ma qui vicino c'è qualcuno. Mi sembra di aver visto correre qualcuno nella foresta, ma vanno a una velocità talmente assurda che è stata proprio una svista, cioè non so se ci sia realmente qualcuno vicino a casa nostra, so solo che comunque è qui, nei paraggi. Allora, noi prendiamo il nostro carrettino. Andiamo verso le mura, per sicurezza. E lasciamo il carrettino qui. Ci riprendiamo i due tronchi che ho lasciato indietro, vediamo un po'. È proprio qui. Ok. Siamo a metà dell'opera. Allora, abbiamo costruito anche una trappola là in fondo, che presumo non ci andrà nessuno, anzi è più probabile che ci vada a finire io, quella trappola che vedete là dietro. Qui non c'è più nessuno, forse. Ok. Ci beviamo la nostra bibita gassata. Mi direi di andare a dormire, così si fa intanto giorno. Ci mangiamo uno snack, magari qualcosina. Salviamo, perché siamo arrivati a metà muri e non vorrei mai che mi uccidessero proprio adesso. Ci facciamo una bella dormita nello yacht con la testa del tipo sulla tavola. E poi domani mattina riprendiamo le costruzioni. Che ne dici, Jack? Guarda, dormo un attimo nel tuo yacht e mi mangio anzi qualche merendina. Aspetta, dov'è? L2. Ok. Mi raccomando, svegliami domani mattina, sai? Giorno 17, ragazzi.
Ah, siamo la mattina dopo. Ok. Oggi si riprendono i lavori. Cari miei, qui ho costruito un po' da cane le mura perché vedo che le ho fatte doppio. Vabbè. Non importa, tanto ci fermeremo prima perché loro... Chissà che se arrivano già a questo punto qui muoiono annegati. Senza mi sa che è bella fonda. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al trapanamento degli alberi. Nella speranza che qui non ci sia nessuno, ovviamente. Vediamo un po'. Via. No, a quanto pare non c'è nessuno. Quindi continuiamo a distruggere. Continuo ad accorgermi che ho lasciato un sacco di tronchi. Eccolo lì! Allora, questi animalacci non sono mai da soli. C'è qualcun altro con te, eh? Vieni qua, figlio di una lupa. Quanto pare non ha voluto più di tanto ingaggiarmi, quindi se n'è andato via. Per la sua strada, bravo. Lasciami lavorare in pace. Tra l'altro, ho visto che ci si può pure costruire l'armatura, insomma, si possono fare un sacco di cose. E pian pianino avremo modo di imparare a farci le armature, a farci tutto ciò che ci occorre per sopravvivere al meglio. Anche perché come armi non sono messo un granché, sinceramente. Ho questa accetta del cacchio che non è poi così letale alla fin fine. Mi aiuta a difendermi quanto può, insomma. Eccoti qua, ciao amico. Ascolta, siccome mi hai un po' rotto, cacchio, come si fa? Così? Aspetta, no, scusa. Ma che stronzo, è entrato in casa? Vediamo se lo becco. Fuoco! L'ho beccato? Boh. Sì, l'ho beccato. Beccati questo, bastardo. Penso che adesso non ci disturberà più, ragazzi, questo. Ok. Fuoco! Che mira di merda. Allora. Cazzarola, cazzarola, cazzarola. Guardalo, 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 guardalo. È un sottomarino praticamente. E qui ci resti secco. Qualcosa mi ha attaccato. Basta, finita.
No, 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 tu vieni qui adesso. E vattene giù. Siamo a metà dell'opera, ragazzi. Ci facciamo un po' di pappe. Forse voi non avete ancora capito come mi avete venire a rompere le palle. Vieni qua. No, 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 tu non te ne vai. No, dai. Ti ammazzo così molto. Ma dove cazzo vai? Vieni, vieni. Allora, dato che mi hanno detto che gli indigeni sono persone molto freddolose, tiè. Ragazzi, ne approfitto anche per fare una gabbietta di conigli. Vediamo un po' se. Trappola con cappio. Questa voglio farla, vediamo un po'. La metto qui. Qui vai, vicino. Non so se può beccare anche me, spero di no. Due legnetti e cinque tronchi grandi. Ah, cosa vuoi che sia? Mi sono equipaggiato l'armatura inquietante, ragazzi, guardate qui che bello. È un primo pezzo dell'armatura, almeno sono un po' più riparato. Non so come funzioni, non so se bisogna ripararla o cosa, vabbè, nel frattempo mi mangio lo spuntino. Però io voglio assolutamente creare quella trappola. Via, 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 assolutamente via. E chiudi sta porta. Ok, in effetti fa un po' inquietante sta armatura, comunque
Abbiamo costruito la trappola col cappio. E vai. E abbiamo anche questo. Ah, ragazzi, siamo in una situazione un po' bruttina, ma c'è un ma. Ci siamo riparati abbastanza. Vediamo un po' com'è sto falò. Beh, niente di che. Ci siamo riparati almeno dai mostri, a parte quello piccolo spazietto che c'è lì in mezzo, ma penso che li riempirò di trappole e ne metterò anche qualcuna qua e là in questi paraggi per far sì che almeno siamo un po' più riparati. Allora, costruiamo un'ultima cosa, poi io direi che possiamo fermarci qui per questo episodio. Che abbiamo fatto abbastanza. Allora, dov'è? Eccola qua, un'altra cosa per l'acqua, dato che fa sempre comodo. Ok, dato che di gusci di tartaruga ne abbiamo abbastanza, mettiamo via tutto il materiale che abbiamo trovato e che possiamo mettere via, ovviamente. Qui c'è una trappola. Prendiamo un altro guscio. Ok, almeno di sicuro con l'acqua siamo a posto. Abbiamo costruito il bracciale, abbiamo un primo pezzo dell'armatura. Quindi tecnicamente se noi ammazziamo anche i ciccioni là in fondo e quelle specie di creature con le quattro gambe e anche quelli con le 10 braccia lì che muggiscono continuamente, dovremmo avere gli altri pezzi per l'armatura in teoria. Ah, beh, non è andata così male, dai. Mi hanno tolto un botto di vita, ma vabbè, ormai ci sono abituato. Questa zona appunto non è affatto tranquilla. Anche se penso che questo gioco, in base a dove ti sposti, si spostino anche i nemici. Quindi non mi stupisco, dai, del gruppetto di mostri che ogni tanto viene a visitarmi. E ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete il video per non perdervi le altre serie, poi iscrivetevi e mi raccomando, condividete, molto molto importante, condividete ragazzi. E ringrazio tutti i nuovi iscritti, perché ho visto che si sono aggiunti dei nuovi iscritti che purtroppo non vedo il vostro nome. E spero di vedervi e di sentirvi più presto. Bella a tutti, ciao ragazzi!